Mamma Luigia, allora lei è la mamma di Cristina, abbiamo anche però coach Gabriele, giusto? Coach di Cristina ovviamente, una ragazza specialità 200 metri farfalla, partiamo dalla mamma. Allora, qual è l'importanza del supporto che deve dare un genitore alla propria figlia prima di una gara, ma in generale nello sport? Tantissimo, soprattutto l'incoraggiamento e la forza di dirgli sempre vai forte e non ti fermare, dai tutto quello che puoi dare nella gara e quindi stagli vicino, ma soprattutto l'importanza è l'allenatore che deve il suo impegno ancora più forte, perché ogni ragazza ha un carattere, quindi deve saper prendere il momento giusto per prendere la ragazza, per fargli dare poi nella gara, perché poi è una frazione di secondi, certo, che si gioca tutto in quell'attimo dopo tanto tempo di allenamento. Coach, molti genitori assillano gli atleti perché hanno questa voglia di vederli vincere, di vederli arrivare, ma a quest'età soprattutto l'importanza credo che sia proprio divertirsi. Lei cosa ne pensa? Certo, anche perché allora prima di tutto i genitori svolgono un ruolo fondamentale, perché senza i genitori che accompagnano i ragazzi agli allenamenti e fanno tanti sacrifici, a volte spesso anche economici, non ci sarebbero nemmeno gli atleti. Naturalmente bisogna sapere che poi fino a un certo limite arriva il genitore, poi dopo bisogna passare il testimone all'allenatore. Senta, mamma Luigia, l'importanza di uno sport sano è la base ovviamente, perché questa scelta di far fare sport a sua figlia e come poi la supportate anche dal punto di vista, che ne so, alimentare? Allora, diciamo, abbiamo scelto questo sport soprattutto per la salute, ma soprattutto perché era uno sport completo e anche perché a lei piaceva molto il nuoto, e quindi abbiamo iniziato questo percorso e cerchiamo di aiutarla, io di fargli un'alimentazione corretta, dicendo di dare tutte le cose più naturali possibili di una mamma, e quindi anche degli, a volte anche se lei non vuole, però uno insiste che deve mangiare tutto e quindi per dare di più nella gara. Senta coach, ultimissima domanda, la mamma parlava di alimentazione, Paoli è sempre attentissimo a queste cose, negli ultimissimi prodotti, le Nuvella hanno olio d'oliva, quindi sono assenti praticamente i grassi saturi. Dolce Far Nuoto è un progetto che promuove lo sport e soprattutto la sana alimentazione, la sana vita attiva. Lei come coach come aiuta i suoi atleti? Naturalmente con qualche consiglio mirato, e poi naturalmente non si può prescindere, un'attività importante come questa sono ragazzi che partecipano a dei campionati italiani, quindi è fondamentale l'alimentazione, quindi non si può prescindere da un'attività di livello, da un'alimentazione corretta.